Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Ebbene sì, dopo una partita a dir poco pazza, proprio dell'incredibile, a San Siro finisce 3-2 tra Milan e Udinese. Mi hanno fatto quasi rischiare, come si dice, il battito accelerato, anche se non l'ho vista la partita. Bisogna dire una cosa importantissima, che il primo tempo che c'è stato quest'oggi a San Siro è stato a dir poco schifoso e vergognoso, perché non può giocare così il Milan davanti a 60.000 spettatori nella sua casa a San Siro, una partita appunto tra le mura mille contro l'Udinese, che io non la cito né come squadra minima né come squadra massima, ma la cito l'Udinese come una squadra che sicuramente oggi a San Siro è andata per fare la partita come l'ha fatta e meritatamente ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol al sesto minuto di Strigger Larsen. Poi gialli per Sema dell'Udinese al 27esimo e Benacer per il Milan al 40esimo. Poi nel secondo tempo diciamo che c'è una sorta di risveglio, se proprio così vogliamo chiamarlo, all'inizio del Milan, che segna con Rebic appena entrato al 46esimo al posto di Bonaventura con assist di Conti. Poi ammonito Pioli dalla panchina al 53esimo, ammonito Conte al 63esimo. Poi Theo Hernandez dà la momentanea gioia del 2-1 al 72esimo. Cambio molto criticato dal super fan Tiziano Crudeli e anche dagli altri in studio a 7 Gold, che ha visto uscire ingiustamente Castillejo al posto di Krunic al 77esimo, al 78esimo Nestorowski entra al posto di Njuntring, poi Ibrahimovic va un po', come si dice, fuori dagli schemi, ha un attimo così di foga e l'arbitro lo ammonisce all'80esimo, ma 5 minuti dopo, ragazzi, succede di tutto. Lasagna, che anche da lui è partito, parte dalla costruzione per l'1-0 dell'Udinese, mette in rete un gol che ha fatto comunque mantenere viva la speranza dell'Udinese fino alla fine con l'assistenza di Strigan Larsen, poi tendono il tutto per tutti i bianconeri ospiti. Teraves entra anche De Maio, escono prima Sema, poi Okaka. E al 93esimo, scusate se lo dico, un po' da delirio e da euforia totale negli studi a Tiziano Crudeli, Rebic, grazie alla sua doppietta, e a questo possiamo dire che insieme a Castillejo sono stati due uomini partite per il Milan, fa il 3-2 che poi è il risultato definitivo al 93esimo. Castillejo poi, insomma, voglio dire, io sta in banchina, non rompere le scatole, invece no, ci si mette anche lui, viene ammonito. I bookmaker, pensate un po', quotavano addirittura molto favorevole il Milan, massimo 1,62, quindi ma altro che favorevole. Questa è stata, come ho detto, una partita dai mille e mille risvolti. E poi non ci dimentichiamo che il primo gol è anche una sciaguratissima, una vergognosa gestione della porta da parte sia della difesa che di Donnarumma. Vergogna di Donnarumma, non si fa così. Io farei giocare tuo fratello Antonio Donnarumma e non te.
Comunque, a parte questo, il Milan, seconda vittoria di fila in campionato, terzo risultato utile di fila, quattro se consideriamo anche la Coppa Italia. Al momento, ottavo posto con 28 punti, l'Udinese tredicesima con 24 punti. Ora, quindi, a memoria il Torino non può superare il Milan perché ha già giocato. Il Verona gioca oggi a Bologna, anche quella sarà partita apertissima. Quindi ci potrebbe essere un massimo pareggio di punti tra Verona e Napoli e forse anche Parma nel caso in cui la Juventus fa bottino pieno in casa, nel senso che vince non solo in Coppa Italia con Udinese, ma anche in campionato contro il Parma. Ecco, io chiudo facendo questa piccola parentesi. Allora, come anche sanno in tanti, ormai non abbiamo più una squadra del Milan ai fasti di un tempo, perché chi va a San Siro per affrontare il Milan ha tutta la voglia, la grinta, la motivazione per provare a vincere, cosa che il più delle volte quest'anno, ma anche l'anno scorso, due anni fa, non c'è stata. E questo fa un po' male perché la gente viene allo stadio per premiarti e tu devi ricambiare soprattutto con l'impegno che oggi, d'accordo, va bene, nel secondo tempo c'è stato, però sta il fatto che la difesa e soprattutto la porta con Donnarumma fanno piangere. Fanno piangere, per non dir di peggio, fanno scendere il latte, fatemelo dire. Comunque, cari amici, per questo video è tutto. Come vi ho detto questa mattina, il prossimo sulle squadre nostrane, sulla Fortitudo. Viva lo sport! Vabbè, oggi diciamo che Forza Milan, lo dico così e così perché non mi hanno convinto, anche se io non l'ho vista la partita, non di mia volontà, ma perché, diciamo, no, la visione diretta di DAZN, quindi, e comunque già sentire Tiziano Crudeli, no, che mi si preoccupava così tanto, e comunque vabbè, la vittoria è arrivata. Ora la prossima partita del Milan sarà il 24, credo sia un venerdì, in casa del Brescia. Quindi altra partita bella tosta tosta, e lì bisognerà fare attenzione. Quando oggi, più di oggi, al 150%. Bene, grazie a tutti, alla prossima. Ciao!